Tirlok, anno 1250. Mentre combatte i barbari, il principe Argai apprende che la sua futura sposa Angel, vittima di un incantesimo, dorme un sonno senza fine. Mentre legge un libro di profezie nel quale è scritto il suo destino, il principe, colpito da un fulmine, svanisce e si risveglia a New York quasi 1000 anni dopo. Nel 1975. Trova rifugio presso il detective Oscar Lampadina e il suo assistente Barnaby, ma la malefica regina delle tenebre che regna su questo mondo è interessata a lui. Jacob, portami qui il principe! E invia sulle sue tracce il fedele Jacob. Arrestatemi subito! Il principe e l'affascinante signorina Moon riescono a stento a sfuggire alle unità di sorveglianza. Oscar e Barnaby, sfuggiti ai sicari di Jacob, raggiungono sani e salvi la casa. Se la sorveglianza ti cerca, l'ordine è partito dalla regina delle tenebre. Il cerchio si stringe. Il principe si chiede perché la regina lo teme. La visione che ho dato a quelle fanciulle mi assicura la vita eterna nei secoli! Se solo una di loro dovesse risvegliarsi, tu tornerai nel vuoto del passato per sempre! Non permetterò che questo accada! Nessuno può opporsi ai miei poteri! Perché pensi che la regina si interessi al principe, capo? Non si organizza una tale caccia all'uomo senza una ragione. A lei non interessava quel tipo mascherato. Era il solo modo che aveva per giungere fino a te. Avrai perso qualche oggetto su quella strada così importante da destare la sua curiosità. Sì, certo, è possibile. Quel marrano stava per portarmi via la borsa. La regina non lascerebbe girare qualcuno del Medioevo per la città liberamente. Non è da lei, no? Ma l'uomo mascherato non può più testimoniare ormai. Un problema in meno. Mi rende furioso non conoscere il nemico. Ho lasciato il mio regno in pericolo, il mio amato padre sul campo di battaglia e la mia futura sposa vittima di un incantesimo. Ti avevo avvertito che non sarebbe stato facile, ma ce la faremo, vedrai. Maestà! Allora, dottor Zarkil, ci sono progressi? Sì, ho quasi finito, maestà. Resterà soddisfatta del mio lavoro? Lasci che sia io a giudicare. Allora, mi faccia dare un'occhiata. È un perfetto clone del modello precedente, ma con capacità di gran lunga superiori. Capisco. È molto più robusto, più intelligente e molto, molto più crudele. È un sistema estremamente sofisticato. Quando sarà disponibile? Non ci vorrà ancora molto, maestà. Faccia in modo di ultimarlo il più presto possibile. Ho bisogno subito di un nuovo geco. Il mio ormai è fuori uso. Ho bisogno di forze giovani per la mia prossima battaglia. Sì, maestà. Finalmente! Che è successo, frate? Oh, sire, il monastero è quasi tutto distrutto. Un fulmine ha colpito la chiesa e l'ha incendiata. Dov'è mio figlio, il principe Argai? È svanito insieme al fulmine. Che cosa dite? Le persone non svaniscono nell'aria. Lo so, cavaliere, ma è quello che è successo. E Angel? Frate, dice l'ha portata via, ma non ha voluto dire dove. Ora conoscete l'intera storia, sire. La profezia si è realizzata. Il principe Argai è sparito. Volete dire che qui è scritto il suo destino? Purtroppo non sono in grado di decifrarlo. Non deve cadere nelle mani dei barbari. Contiene troppi segreti. Nascondete il libro in un posto sicuro prima che arrivino i nemici. Abbiamo perso la guerra, sire. Sì, l'abbiamo persa. Le truppe nemiche stanno marciando verso Tirlok. La regina Uriale salirà sul mio trono e il suo pugno crudele si abbatterà sui regni vicini. Dovete abbandonare il monastero. Cosa ne sarà di voi, maestà? Prenderò la via per l'Egitto e mi unirò alla settima crociata. È la strada che frate Ticcio ha imboccato con Angel. Li ritroveremo, che il destino faccia il suo corso. Forse mi riporterà mio figlio vivo e vegeto. Tibur, tu rimarrai qui per proteggere la partenza dei frati. Ci raggiungerai più tardi. In marcia!
Che cosa è orribile, Mooney? Che c'è? Ho appena ricevuto questo messaggio dal quartier generale centrale. Mi lasci dare un'occhiata. Per Oscar Lampadina, si presenti alla sezione identificazione il giorno 20 giugno, ore 11. Lo immaginavo. Ma che cosa voglio? Sapere e controllare tutto. La regina delle tenebre sa sempre quello che succede nel suo impero. Sono bene organizzati. Sai tu quello che lei cerca. Questo è il palazzo in cui ti hanno visto entrare e dove ti hanno perso. Sanno che qualcuno qui dentro ti ha aiutato e il connettore di pensiero farà il resto. Il connettore di pensiero? Quello che ho usato anch'io su di te quando hai narrato la tua storia. Mi ha permesso di leggere le informazioni nella tua mente come in un libro aperto. Scopriranno che mi hai aiutato. È quello che temo, infatti. Non devi andare là. Non intendo finire i miei giorni in un campo di lavoro. È una specie di confino per chi non si presenta alle convocazioni. Arrestano le persone e le inviano all'F-107, la prigione per i lavori forzati. Una prigione? La più grande di tutta la galassia. Forse ho trovato la soluzione. Barnaby, tu porta il principe a Chinatown e procuragli un documento falso. Bene, capo, vado. Principe, il tuo oro ci sarà utile. Se non avrete mie notizie, non tornate qui o vi arresteranno. Buona fortuna ad entrambi. Ci servirà. Buona fortuna. E fate attenzione, amici miei. Argai e io dormiremo a Chinatown stanotte. È più sicuro. E adesso, per uscire, è meglio passare dal tetto. Mooney, ti consiglio di restare a casa domani. Certo, ho tanta paura. Ma ti rendi conto? Hai un giorno libero con la benedizione del capo. C'è una sola persona che può tirarmi fuori dai guai. Hector, sono Oscar. Devo vederti subito. Ti spiegherò quando sarò lì. Taxi! Alla stazione ferroviaria. Per mille scimmie impazzite mi seguono! Non c'è un minuto da perdere! Devo trovare un posto dove nascondermi! Ah. Seminerò quei ficcanasi, fosse l'ultima cosa che farò. Accidenti, lo sapevo, sono ingrassato ancora. Hector, arrivo! Argai, aspettami! Svelto, non è pericoloso. È facile dirlo. Muoviti, Barnaby. Ma perché succede sempre a me? Soffro di vertigini, non te l'avevo detto. Andrò avanti io. Tu seguimi e non guardare giù. Che panorama incredibile. Argai, mio principe. Se anche Angel potesse vederlo. Sono felice che apprezzi il giro turistico, ma non mi dispiacerebbe se mi dessi d'accordo. Una mano. Reggiti forte. Su, presto. Ah, c'è una vista fantastica. Dopo di te. Grazie tante. Andiamo. Sono riuscito a prendere un po' d'aria. Ci mancavano solo loro. Chi sono codesti individui? Li chiamano brutti ceffi. Ah. Spero di non avervi disturbato, cari signori. Reggimi il mantello, ti prego. Guardate quel buffone. Crede che sia carnevale. Sbrighiamoci ora. Basta con le sciocchezze. La tua tecnica è davvero incredibile. Pensi di potermi insegnare un paio di mosse? Senz'altro, Barnaby. La vostra metropolitana somiglia alle nostre foreste. Sul serio? Ma senza uccellini, però, eh?
Mi stai dicendo che lo avete perduto alla stazione? Esatto, capo. Ottimo lavoro. Chi era? Non so come si chiami, capo. È un tipo basso, con i baffi e un ridicolo cappello troppo piccolo per la sua testa. Un cappello ridicolo, hai detto? Come questo? È lui, capo! Oscar Lampadina Detective! Bene, bene, è molto interessante. Non voglio aspettare fino al suo interrogatorio. Voglio vederlo adesso! Trovatelo e portatelo da me! Avrà un mucchio di cose interessanti da raccontarci. Ora sai tutto, Hector. Come vedi, ho bisogno del tuo aiuto. Ma perché la regina delle tenebre cerca il principe? Non ne ho idea. La sorveglianza è al corrente delle tue ricerche sul cervello. Neanche per sogno, se no sarei già in un laboratorio militare o in un campo di lavoro. A parte te, nessuno sa che sto studiando i sogni. Vieni con me. Sdraiati lì dentro, Oscar. Non c'è nessun pericolo, vero? No, nessuno. Fino ad ora, quantomeno. Ma fino ad ora, hai detto? È lo stesso sistema del connettore di pensiero, ma a differenza di quello, qui io posso anche intervenire. Ora rimuoverò il principe dalla tua mente. Perderai coscienza per un po', ma ti riporterò a casa. No, no, a casa no! Il mio palazzo è controllato, il bar della regina è più sicuro. D'accordo, ora programmerò il tuo cervello fino a domani alle 16. Poi i tuoi pensieri torneranno liberi. Non è poco come tempo. Allora sei pronto? Ah, scusa, un'altra cosa. Sai dove è finito il mio vecchio amico Huxley? Huxley Byrne? Ah, sì, un momento. Sfortunatamente il poveretto è in un campo di lavori forzati. Huxley in prigione? No! Si trova lì perché hanno scoperto la macchina del tempo a cui stava lavorando. Vuoi dire che ci è riuscito? A dire la verità non lo so. Strano. La regina vuole catturare un principe che viene dal Medioevo e arresta l'inventore di una macchina che riporta indietro nel tempo. Forse ha paura del passato, Oscar. Pronto? Ah, sì, almeno credo. Questo principe arriva dal Medioevo e trova subito dei complici. C'è un probabile sospettato, maestro. Continua. Ho messo sotto controllo il palazzo dove è stato avvistato il principe. Questa mattina ne è uscito un uomo che ha seminato i nostri informatori. Chi è costui? Il certo Oscar Lampadina, di professione detective privato. Un detective, hai detto? Detesto quei ficcanaso. È stato convocato per domani in centrale, ma quando arriverà io lo farò arrestare. Eccellente, Jacob, eccellente. Vostra maestà. Sei cos'altro? Questo principe ha viaggiato attraverso il tempo, viene dal Medioevo. Ah, sì, deve allora... sapere chi siamo, maestà. Questo non ha alcuna importanza, visto che stai per catturarlo. Salve, signor Poe. Salve a te, molto stimato Barnaby. Gli affari vanno sempre bene? Potrei essere ricevuto dal grande Pascia? Vado a chiedergli se vuole vederti. Chi sarebbe Pascia? Il re del crimine a New York. Tutto ciò che è illegale passa attraverso di lui o non passa. È un pericolo pubblico, ma è un debole per me. Un debole? Significa che gli piaccio. Pascia vi aspetta. Seguitemi. Il tempo di Pascia è prezioso, quindi siate brevi. Ecco i nostri eminenti ospiti, molto onorevole Pascia. Salve, Pascia. Benvenuto, Barnaby. È da parecchio che non ci si vede, vero? Hai ragione, ti posso presentare un amico? Il principe, l'uomo che la sorveglianza sta cercando. Sei ben informato, come al solito. Non accade mai niente senza che Pascia lo sappia. Sedetevi, tutti e due. A lui serve una tessera d'identificazione. Oh, sono sempre più difficili da ottenere, sempre più costosi. Siamo disposti a pagare. Guarda. Oro. Pascia non è cieco, Barnaby.
Tornate questa sera. Dammi indietro il mio oro. Pascia ha detto tornate questa sera, via. Va bene, non spingere. Sono sicuro che lo riavrai. È ora di alzarsi, Oscar. Dove mi trovo? Sei nel bar della regina. Ti ho raccolto là fuori. Dormivi come un bebè. Lavori troppo, sei stanco. Forse hai ragione. Scusa, che ore sono? Sono le 10 di sera. Perfetto, perfetto. Me devo andare adesso. Sei sicuro di farcela? Unità centrale, tipo sospetto in vista. Oscar Lampadina. Sì, infatti, e voi chi siete? La dichiaro in arresto. Venga con noi. Jacko, hai fatto progressi con il nostro detective? Niente di interessante. Nessuna traccia del principe nei suoi pensieri. Nessuna. Avevi detto che c'erano pesanti sospetti, giusto? Infatti è così, maestà. Lasciate che continui ad interrogarlo. Perché hai deliberatamente seminato chi ti stava seguendo? Io ero seguito, ma... Non cercare di fare il furbo con me! Non sono spiritoso! Devo sempre seminare chi mi segue. Sono un detective, non posso evitarlo. Perché non hai la tessera di identificazione? Sono un po' distratto a volte, l'ho dimenticata. Basta così! Ti condanno a 3 mesi di lavori forzati per aver mancato di rispetto alla legge! Perquisisci l'ufficio di quel detective e arresta chiunque lavori là. Anzi, arresta tutti quelli del palazzo. Maestà, con piacere. Mai sottovalutare il nostro nemico, mai. Di questo pascia ci si può fidare? È un vecchio amico del capo ed è dalla nostra parte. È un tipo duro, ma a suo modo leale. Se potrà, ci aiuterà. Lo spero davvero. E ora, coraggio, andiamo. Ecco la tua tessera di identificazione, valente amico. Signor Destino. Esatto. E qui dentro ci sono $20,000. Pascia, quell'oro vale molto di più. È vero, ma Pascia ha anche qualcos'altro per voi che non apprezzo. La vita, Barnaby, la vita, capisci? Pascia, non è così che si fanno gli affari. Signor Poe? La sorveglianza ha arrestato Oscar Lampadina ieri notte. In questo momento lo stanno conducendo in un campo di lavoro. Stanno cercando anche i suoi complici. Voi siete in grave pericolo. Oscar è un mio carissimo amico. Non tornate in ufficio. Pascia vi fornirà un veicolo per lasciare New York e raggiungere il pianeta ribelle. Là conoscerete la principessa Lorelai. Fate buon viaggio. Il capo in un campo di lavoro. È tutta colpa mia. Ora dobbiamo liberarlo. Con gli auguri di Pascia, fate buon viaggio, miei onorevoli amici. Ciao ragazzi, mi chiamo Billy, ma tutti mi chiamano capitano. Ma è solo un bambino. Dove hai imparato a pilotare? All'asilo? Ah, molto divertente. Come vi chiamate? Io sono Barnaby e lui è Destino. Destino? Che strano nome. Non è il mio vero nome. Nel mio paese mi chiamano Argai. Wow! Allora sei un vero cavaliere. Certo che lo è. E adesso, capitano, andiamo via. Sì, prossima fermata, pianeta ribelle. Aspetta, dobbiamo fermarci prima a Brooklyn. È la sola occasione per salvare Mooney. Non ci vorrà molto. Ci faremo arrestare a questa velocità. Non preoccuparti, non è la prima volta che semino la sorveglianza. Che cos'è il pianeta ribelle? La principessa Lorelai regna sul pianeta ribelle. È l'unica in tutta la galassia che resiste alla regina delle tenebre. Ah, siamo arrivati! È lì che abita Mooney. Voi due aspettatemi qua. Se non torno fra 10 minuti, filate! Segretaria di Oscar Lampadina? Sì, esatto, sono io. Ma che volete? Venga con noi in centrale. Non credo che verrà con voi. Aiuto! A tutte le unità, richiesta urgente di rinforzi. Barnaby! Mooney, c'è un'altra uscita per caso? Sì, la cucina. Al tre ci mettiamo a correre. 1, 2, 3. Corri!
hai salvato la vita. Via, presto. Per il rotto della cuffia. Chi è questa signorina? Guardatela, puntano verso di noi. Scusa, dolcezza, le presentazioni dovranno attendere. Obiettivo alle coordinate 001, attendo ordini. Seguitela, non ci deve sfuggire. Dobbiamo distruggere l'astronave. Quante persone a bordo? 5, tutte in cabina. Il pilota, la segretaria, il detective, il suo assistente. E 5 con il principe. Distruggete l'astronave. Sì, maestà. Ero sicura, c'entra anche il detective. Detesto quel ficcanaso. Ragazzi, no! Cominciamo a ballare. Guardate un po'. Ne arrivano altri due. Attenzione a quei cavi, capitano. Reggetevi forte. Dobbiamo uscire di qui in fretta. Sei tu il capo. Prossima fermata, Pianeta Ribelle. Hanno superato la velocità della luce. La nostra astronave non può stargli dietro. Come sarebbe, Jacob? Sei un incompetente. Siete tutti degli incompetenti. Posso esservi utile in qualche modo, maestà? La nuova creatura di Zarkel. Mostrami che sai fare. A tutte le guarnigioni, a tutte le guarnigioni! Guardie speciali in allerta, ripeto, guardie speciali in allerta! Distruggete l'astronave che viaggia alla velocità della luce in direzione di Orfeo! Distruzione totale! Codice XX709, distruzione totale! Non mi sfuggirai, caro principe! Il principe la luce troverà, dalla notte eterna qualcun lo salverà. La regina, con grande ostinazione, cercherà di impedire del principe l'affermazione. Approdato nel futuro, il principe Argai incorre nelle ire della regina delle tenebre, che avverte la minaccia che egli rappresenta e che farà tutto quanto è in suo potere per trovarlo. Avventura dopo avventura, riusciranno i nostri amici a schivare le trappole della crudele regina delle tenebre? Non perdete la prossima avventura di Argai attraverso il tempo e lo spazio dal titolo F107.